Il Palazzo della Memoria ha circa 2500 anni. È una tecnica molto potente, molto famosa, ma che purtroppo in Italia nessuno conosce. Ma in questo video non te la voglio spiegare, te la voglio far provare direttamente. Ossia, costruiremo insieme il tuo primo Palazzo della Memoria. Ora andremo insieme nella tua stanza e sceglieremo 5 oggetti di arredamento. Io, ad esempio, nella mia stanza ho scelto come loci il cestino, la scrivania, i bonghi, la chitarra e il letto. Ho fatto così per ogni stanza che conosco e in questo modo ho costruito tanti palazzi della memoria. E quando devo memorizzare qualcosa di tecnico, come ad esempio una formula, un articolo di codice, le funzioni di un organo o semplicemente un discorso, trasformo queste informazioni in immagini mentali e poi le posiziono nei miei palazzi della memoria. Noi esseri umani, infatti, abbiamo la facoltà di creare e posizionare queste immagini mentali negli spazi che immaginiamo. Quando poi torniamo nei loci mentalmente, le troviamo lì ad aspettarci. È esattamente come mettere dei file nelle cartelle del nostro computer. Le cartelle lo rendono utilizzabile in quanto ci permettono di ordinare le informazioni. Se non ci fossero le cartelle, tutte le centinaia di migliaia di file del tuo computer andrebbero a sommergere il tuo desktop. E quindi sarebbe inutilizzabile. È per questo che è così difficile ritrovare un'informazione buttata lì a caso nella nostra memoria, perché è come buttarla in questo calderone caotico e indistinguibile di file. È fisicamente impossibile da recuperare. Ed ecco spiegato perché tutti pensano di avere una memoria terribile. Con il Palazzo della Memoria abbiamo la possibilità invece di organizzare tutte le informazioni che vogliamo in delle cartelle e a nostro piacimento andarle a ripescare. Per costruire il tuo primo Palazzo della Memoria basterà seguire queste mie semplici istruzioni.